Salve a tutti, uno dei miei ultimi articoli del mio ultimo blog su today.it ha un titolo particolare. Ma la terapia con testosterone fa male alla prostata? Perché è spesso questa la domanda che molti pazienti che ho bisogno di inserire in una terapia sostitutiva per un ipogonadismo, per un calo di testosterone, che poi come sappiamo si ripercuote su tantissime funzioni psicofisiche dell'uomo, talvolta questa domanda viene posta, un po' perché sul web il testosterone viene demonizzato un po' perché è collegato nella stimolazione del tumore della prostata in alcuni casi, ne parleremo bene in prossimi articoli. Il testosterone non induce il tumore della prostata, deve essere abbassato qualora vi sia un tumore della prostata, quindi sono due concetti ben diversi. Per quanto riguarda l'argomento di oggi, possiamo vedere insieme questo articolo. Appunto, una delle maggiori preoccupazioni che ha l'uomo nella terapia sostitutiva con testosterone è quello che possono aumentare i disturbi collegati a una prostata, in questo caso non tumorale, alla classica iperplasia prostatica, l'iperplasia prostatica benigna che ci accompagna chiaramente a tutti i sintomi collegati alla presenza di una grossa prostata, sintomi di tipo urinario, ostruttivo ed irritativo. La prostata sappiamo che è sensibile agli androgeni, ma questa dipendenza si manifesta essenzialmente nelle prime fasi della vita, mentre non vi sono prove che vi siano poi delle influenze sulla crescita prostatica nell'età adulta e quindi nella senescenza. Tant'è vero che dopo i 40 anni l'ipertrofia prostatica diventa comunque sempre più diffusa. D'altra parte, però, negli uomini che hanno un'età superiore ai 40 anni si osserva effettivamente un progressivo declino del testosterone. Quindi ecco, anche questo ci fa capire, no? Se noi avessimo uno stretto collegamento, calo di testosterone, riduzione del volume prostatico. Quindi il fatto che la prostata aumenti di volume nel momento che il testosterone cala ci fa già capire che la sua influenza sulla ipertrofia non sia poi così aggressiva. Numerosi studi epidemiologici sono partiti per documentare o contrastare, mettere in discussione questo putativo ruolo dannoso del testosterone sulla salute della prostata. Lo studio che avevo riportato effettivamente, devo dire, va a favore del testosterone. La maggior parte degli uomini seguiti e trattati con testosterone in terapia sostitutiva ha manifestato effettivamente un miglioramento dei disturbi urinari, sia a livello meccanico, funzionale, ma anche proprio in una riduzione del volume della prostata. Lo studio quindi conclude che si può addirittura sfatare la credenza che il testosterone sia dannoso alla prostata, ma anzi dovremmo guardare questa molecola come una molecola utile e in alcuni casi indispensabile per il benessere psicofisico dell'uomo e forse anche per il benessere urologico. Vi saluto, vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video.